Nel campo. Finalmente Ugo, potremmo dire così, finalmente in campo, insomma. Sì, ho avuto tanti problemi dall'inizio, ho pagato magari che non ho fatto la preparazione, magari queste cose dopo durante l'arco del campionato si pagano, ho avuto dei problemini, niente di serio, ma tanti piccoli che mi hanno fatto giocare poco. Adesso niente, ho rientrato l'altro giorno, volevo fare più minuti possibili, sono riuscito a fare i 90 minuti, sono contento e niente, adesso dobbiamo preparare quando sappiamo contro chi dobbiamo giocare la partita al meglio possibile. Questo è difficile saperlo perché anche quando stai bene da molto tempo non sai come sarai messo per una partita, dipende anche da tante cose, però in questo momento mi sento bene, facendo anche i 90 minuti penso che mi sentirò anche meglio della partita precedente. Quest'anno, anche se come dicevo prima ho giocato poco, mi sono divertito molto, ho trovato un gruppo molto buono, penso uno dei migliori che ho avuto nella mia carriera e sono molto contento, sono stato bene, mi sono trovato alla grande qua anche con questo gruppo e mi piacerebbe anche finire bene perché anche se ho giocato poco sarebbe una bella cosa importante per me concludere bene un anno che per me anche se ci sono stati tanti infortuni sono stato bene. Circostanze diverse, però questo Pescara qua c'è tutto per fare bene, tutti i giocatori si trovano bene e dopo si vede in campo. Sì, no, ma comunque queste cose sono coincidenze, delle partite che avevo fatto all'inizio erano andate bene, però non vuol dire che se c'era Campagnaro si vinceva e dopo si è visto le ultime partite che si è vinto anche se io ero fuori, tante partite, si è fatto un bel filotto che per noi è stato importante per qualificarci, anche se abbiamo perso il terzo posto, il quarto è sempre buono. E niente, sì, sono sempre stato vicino ai ragazzi perché anche magari essendo uno di quelli di più esperienza, magari se non potevo giocare volevo dare una mano anche sotto questo aspetto. No, ma i consigli sono a volte la concentrazione, a volte qualche posizione in campo, anche se si lavora molto bene tatticamente, in generale in Italia, ma qua abbiamo lavorato bene quest'anno, però qualcosina a volte sfugge, magari qualche gol preso, dirgli magari se si eri più qua, un po' più in là, queste cosine qua si parlano, ai giocatori giovani li serve perché dopo così possono crescere. Comunque questa cosa qua era una cosa psicologica che non ci doveva essere. Alla fine i ragazzi lo hanno capito, è un gruppo intelligente anche se giovane, è molto forte. Dopo alla fine sono venuti fuori perché non poteva essere altrimenti. Adesso ci sono delle partite molto diverse da quelle che ci sono in campionato perché magari uno sbaglio ti può lasciare fuori e rovinare quello che hai fatto durante tutto l'anno. Allora noi bisognerà sicuramente stare tranquilli, fare il gioco che facciamo noi durante 90 minuti ogni partita e niente, pensare sempre che se facciamo quello che abbiamo provato sempre ci è andata bene, allora bisogna continuare a fare la stessa cosa. Dove conta. Sì, ma le coppe sarebbe come una coppa, magari una Europa League, una Champions League, sono uguali perché sono partite andate e ritorno che magari sbagli qualcosina e sei fuori. Però il fatto di partire da quarti può essere un vantaggio, non è... Questo è sicuramente un vantaggio importante. Quello che volevamo fare noi era arrivare terzi, che alla fine no, non siamo riusciti, però era importante, si è visto anche l'anno scorso che il Bologna alla fine quello che ha fatto la differenza è stata la posizione durante il campionato. Però noi dobbiamo essere tranquilli perché secondo me siamo molto forti, stiamo bene fisicamente e ce la giochiamo. Ma preferenze no, non ce ne sono, ci sono squadre molto diverse, uno magari più importante sotto l'aspetto del pubblico e la qualità, invece l'altro è una squadra molto più quadrata, però ti possono mettere in difficoltà tutte e due. Favorito perché i giocatori hanno fatto, i singoli hanno fatto molto bene, poi si è visto anche un lavoro di gruppo molto importante. Poi il gioco del Pescara era quello più bello anche di vedere, allora questo qua ha fatto che ci diano di favorito, però sai, playoff, sbagli qualcosina, sei fuori, allora bisogna essere concentrati e lasciare tutto quello che è stato, è un mini torneo e bisogna farlo il meglio possibile.